Il senatore Verducci. Sì, grazie Presidente, colleghi, membri del Governo, Ministro Pinotti. L'atto che stiamo per approvare riguarda, lo sappiamo, la partecipazione italiana alle missioni internazionali per il prossimo anno e questo è il principale provvedimento con il quale il nostro Paese contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionale e, voglio dirlo a tutti i colleghi, contribuisce anche alla sicurezza nostra, di tutti gli italiani. E voglio ringraziare il Governo per lo sforzo di questi anni e per il lavoro fatto in queste aule per accompagnare questo provvedimento così importante. C'è una stella polare che guida le nostre scelte strategiche ed è che guida anche la nostra politica estera e di difesa ed è la visione multilateralista, europeista, il rispetto del diritto, della legalità internazionale, la consapevolezza che nessuna crisi può essere risolta con il solo strumento militare e dunque il concepire le missioni non come azioni militari fine a se stesse, ma come strumento di sostegno ai processi di stabilizzazione sociale e civile. E questo è un tratto fondamentale dello sforzo del nostro governo e, voglio dire, del nostro Parlamento, perché siamo i principali contributori tra i paesi occidentali di contingenti per le missioni dell'ONU, per le missioni dell'Unione Europea. L'Italia è attiva in più di 40 missioni con 7.450 59 donne e uomini delle forze armate, 167 donne e uomini delle forze di polizia, a cui si affiancano migliaia di cooperanti e di operatori civili ai quali va il nostro ringraziamento, perché lavorano spesso in condizioni difficilissime per la nostra sicurezza e non meritano le polemiche fuori luogo che molto spesso chi dovrebbe difenderli invece alle quali si lascia andare. Ecco, i due relatori, Vattuone, Sangalli e poi diversi colleghi hanno sottolineato il punto fondamentale della discussione che oggi affrontiamo in aula. Discutiamo di missioni internazionali affrontando per la prima volta la nuova legge quadro. E voglio sottolineare anch'io questo aspetto. Non solo perché si tratta di una nuova legge e di una nuova procedura, ma perché questa nuova procedura, che nel suo articolo 1 richiama non a caso l'articolo 11 della Costituzione, il rispetto del diritto internazionale, consente al Parlamento di avere un ruolo più forte nella sua attività di controllo nei confronti del Governo su un settore così importante. Nel passato c'era un'assenza di riferimenti normativi stabili e abbiamo avuto una varietà di percorsi, missioni autorizzate dalle commissioni, missioni autorizzate dall'Aula, missioni autorizzate a posteriori, dopo cioè che erano partite, e anche purtroppo missioni che non sono state oggetto di discussione e di voto da parte del Parlamento. Ma oggi le cose cambiano e con la legge quadro il Governo interviene, come già stato ricordato, con due diverse procedure, a seconda che si tratti dell'autorizzazione di nuove missioni o della proroga di missioni esistenti. Ed il Parlamento si pronuncia, e questo è un aspetto fondamentale anche sugli aspetti finanziari. Può il Parlamento anche prevedere una vera e propria sessione parlamentare sulle missioni, sulla falsariga di quello che avviene per l'esame dei documenti di finanza pubblica, che potrà essere l'occasione di una riflessione di alto livello sulle linee generali della nostra politica estera. E questo avviene, signora Presidente, perché le missioni internazionali sono un pezzo fondamentale e qualificante della nostra politica estera. E con le missioni internazionali che il nostro Paese ha migliorato la sua immagine internazionale, perché ha dato contributi sostanziali ai processi di stabilizzazione in tante parti del mondo e anche perché nel corso degli anni si è affermato un modello italiano di peacekeeping a partire dalla missione in Libano nel 1982 e poi con le missioni in Albania, in Somalia, in Mozambico, fino alle prove più recenti. C'è un tratto italiano da rivendicare
che in larga misura deriva anche dalle sollecitazioni del Parlamento, che significa affiancare le capacità prettamente militari ad una specifica modalità operativa contraddistinta non solo da imparzialità nei confronti delle parti, ma soprattutto da attenzione e sensibilità alle esigenze della popolazione civile, agli aspetti umanitari, ai diritti in particolare delle donne e dei bambini. Signora Ministro, lo voglio ricordare qui non solo perché oggi è una data simbolica per le donne e per le nostre conquiste civili, l'8 marzo, ma tutto questo mette il nostro impegno nel solco della risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza ONU dedicata al tema donne, pace, sicurezza, richiamata significativamente nell'articolo 1 di questa legge quadro. E allora, noi possiamo oggi sottolineare che l'incremento delle dotazioni per gli interventi di cooperazione umanitari, per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione è fondamentale. Ci sono fondi che arrivano a 295 milioni di euro e che contemplano interventi qualificanti in aree che per noi sono essenziali. Voglio citare la Tunisia, la Libia, la Siria, paesi anche maggiormente interessati all'assistenza dei rifugiati nell'area mediterranea come il Libano, la Giordania. Si tratta dunque di paesi che a vario titolo sono coinvolti nelle emergenze in atto nel Mediterraneo, e a questo voglio dedicare soprattutto questo mio intervento, e che possono contribuire attraverso aiuti mirati ad assicurare maggiore stabilità a quell'area e quindi maggiore stabilità al nostro paese. Un aumento di fondi che si pone nell'indirizzo più generale di un incremento che c'è stato in questi anni per i fondi per la cooperazione allo sviluppo, un impegno che proseguirà nel prossimo futuro anche grazie alle disposizioni della nuova legge di settore, nella convinzione che per scongiurare nuove emergenze e fronteggiare possibili e nuove crisi umanitarie anche nell'area a noi più vicina è indispensabile avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per sradicare quelle condizioni di miseria, di insicurezza che attanagliano molti paesi dai quali hanno origine i flussi migratori. E si tratta non solo di ragioni fondamentali di solidarietà e di umanità, ma si tratta di ragioni che riguardano opportunità politica, economica, l'esigenza sempre più forte di sicurezza, perché sappiamo che molto spesso instabilità e insicurezza sono legate a dinamiche migratorie fuori controllo. E allora voglio ricordare l'impegno del nostro Paese per sostenere e definire le iniziative europee e internazionali per rafforzare il Fondo europeo d'emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, così come è stato istituito dal Vertice della Valletta del novembre del 2015. Sono strumenti che connotano in positivo l'azione che il nostro Paese sta facendo a livello internazionale, perché, Presidente, lo sforzo del nostro Paese in questi anni è stato quello di far prendere consapevolezza innanzitutto ai partner dell'Unione Europea che questo fenomeno, quello della immigrazione, non riguarda solamente i paesi di primo approdo, ma va affrontato insieme e con strumenti nuovi che accanto alla dimensione della sicurezza comprendano la dimensione della cooperazione con i paesi di provenienza e di transito, e questo anche a maggior ragione, fatemi dire, lo richiamava in quest'Aula stamattina il Presidente Gentiloni, in un momento così importante, perché celebreremo tra pochi giorni il 60° anniversario dei trattati europei, e questo processo di integrazione troverà nella costruzione della difesa europea uno slancio ancora maggiore, nella costruzione di politiche comuni per le migrazioni e nel rafforzamento di una comune politica estera. Concludo, Presidente, sottolineando i pregi dell'azione svolta negli ultimi anni, ma come anche noi oggi viviamo un momento di grande difficoltà, caratterizzato da tante crisi, tanti focolai di instabilità, tante minacce, a partire da quella del terrorismo internazionale,
il rischio dell'espansione di Daesh, e c'è qui una missione in particolare che lo fronteggia. Penso al nostro impegno nel Kurdistan iracheno, alla nostra presenza militare e civile, l'addestramento delle forze dei Peshmerga, la messa in campo per la ricostruzione della diga di Mosul. Interventi di assoluto rilievo geopolitico in un quadro dove le incertezze sono enormi, a partire da quella che gli studiosi chiamano la distribuzione internazionale del potere, la perdita di orientamento della leadership americana, un'incertezza spesso traumatica anche a livello regionale. E allora qui c'è anche il ruolo dell'Italia, chiamata ad agire in un contesto così difficile, tenendo insieme la garanzia del rispetto degli impegni già assunti in passato e però anche far fronte a nuovi scenari che si vanno profilando. In questo senso il nostro impegno deve essere sempre maggiore e riorientato verso le politiche e gli interessi del Mediterraneo, che è il luogo, Presidente, dove, lo sappiamo, dal quale arrivano i principali rischi per la nostra stabilità, per la sicurezza dell'Unione Europea, ma è il luogo anche dove noi possiamo risolvere quel dilemma di Brodel e fare del Mediterraneo non più il luogo dello scontro tra popoli, ma il luogo dell'incontro di civiltà, per contribuire a sanare una delle fratture più pericolose per la pace e per la sicurezza nostra e delle generazioni future. Grazie. Grazie, mi avverto che il testo della risoluzione